Roma, quarta e ultima giornata del convegno itinerante, crisi d'impresa, il cantiere aperto della riforma delle procedure concorsuali all'epoca del Covid. Giornata conclusiva di un'analisi profonda di una legge, quella che salvo ulteriori rinvii dovrebbe entrare in vigore a metà del prossimo luglio, importantissima, perché segna un vero e proprio cambio di filosofia nell'approccio all'insolvenza, perché investe i commercialisti di nuove responsabilità e di un ruolo ancora più integrato con il tessuto imprenditoriale, che andrà ad impattare sul diritto del lavoro, perché è destinata ad arrivare in uno scenario economico internazionale funesto con le imprese affaticate dalla pandemia e dalla guerra. Proprio per questi motivi una legge le cui lacune, non colmate anche per il tralasciato coinvolgimento dei commercialisti, come ha sottolineato il presidente Kukel, vanno urgentemente affrontate, prima tra tutte quelle relative ai rapporti con il mondo bancario e alla mancata considerazione della dimensione delle imprese. La riforma sulla crisi di impresa di fatto non ha nessun tipo di differenziazione tra le dimensioni dell'azienda, coinvolge direttamente con lo stesso provvedimento sia le ditte individuali in contabilità semplificata rispetto alle grandi società per azioni con strutture chiaramente assetti interni. E questo a nostro modo di vedere è una lacuna della norma, perché è impensabile trattare alla stessa maniera situazioni totalmente diverse. E lo stesso abbiamo visto con le linee EBA, anche queste per l'accesso al credito o comunque anche al rinnovo delle linee di credito già esistenti, purtroppo la normativa non prevede differenziazione nella documentazione tra le microimprese, le medie e le grandi imprese. Questo a nostro modo di vedere è una lacuna e sempre a nostro modo di vedere è una mancanza di coinvolgimento da parte del legislatore, dei commercialisti, piuttosto che anche, come ha detto il rappresentante della banca, dell'istituto di credito, il collega Giovanni Tusa, da parte delle associazioni bancarie. L'EBA ha emanato delle direttive nel 2020 che sono state recepite dalla Banca d'Italia nel 2021 e sono entrate in vigore al 30 giugno del 2021. Queste direttive ovviamente riguardano sostanzialmente il monitoraggio e la concessione dei finanziamenti alle microimprese, piccole, medie e grandi imprese. I commercialisti possono assumere un ruolo molto importante innanzitutto nella salvaguardia e nella tutela della propria clientela di studio. Possono anche accrescere questa clientela. È importante ovviamente per i commercialisti verificare preventivamente quelli che sono gli indici e i flussi dei finanziari delle proprie aziende, ma è tale da andare preparati presso gli istituti di credito, perché la difficoltà più grossa che hanno le difficoltà di credito sarà quella di concedere dei finanziamenti laddove appunto questi indici non siano favorevoli. In questo momento è pendente l'apertura e l'inizio della normativa, che sarà nel luglio di quest'anno. Forse non è il momento migliore dal mio punto di vista per farla entrare in perfetta funzionalità, atteso che siamo ancora in un periodo pandemico, anche se light, e soprattutto pendente alla crisi internazionale fra la Russia e l'Ucraina, e nonostante questo anche quello relativo alla crisi delle materie prime. Quindi forse il momento non è dei migliori per farla iniziare. Procrastinare forse non si potrà, però magari potrebbe essere armonizzato e perfezionato l'iter di ingresso e quindi anche il gradiente delle imprese che per prime si troveranno ad affrontare, magari iniziando con quelle più grandi per poi arrivare a quelle medio-piccole. Per quanto riguarda il rapporto tra le imprese e le banche, la norma è molto chiara, ha dei passaggi che sono dedicati alle banche, in particolare in materia di contratti, di revoca di affidamenti. Ma questo basta, è una norma che ha molti aspetti oscuri sul piano pratico, applicativo, e per molti versi non si coordina con leggi che già esistono e che devono essere applicate. Le banche hanno degli obblighi, piaccia o non piaccia, ma li hanno, devono rispettarli, devono rispondere agli azionisti, e alcune norme saranno di difficile applicazione, per esempio l'erogazione della nuova finanza, o per esempio come verrà classificato il debitore che accede alla procedura, sarà classificato a sofferenza, sarà classificato come improbabile e probabile inadempiente. Ecco, tutti questi aspetti possono rendere complicato, difficile un percorso che invece il legislatore, forse con un eccesso di ottimismo, ha visto molto lineare. Noi professionisti in questo possiamo
mettere tutto il nostro impegno, le nostre competenze per leggere la norma nello spirito che è stato pensato dal legislatore, quello di garantire la prosecuzione dell'impresa e salvare le aziende. La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza impatta notevolmente anche con gli aspetti giuslavoristici. In particolare si sono posti molti dubbi su quelli che sono i riflessi applicativi della normativa sotto il profilo del recesso, quindi licenziamento. È stato introdotto un recesso speciale, un recesso ad nutum, ma ci sono anche delle deroghe alla normativa in materia di licenziamenti collettivi e dell'applicazione a seguito del subentro del curatore nella liquidazione giudiziale. Così come pure ci sono interventi in ottica di concordato preventivo e quindi anche qui sono state apportate dal legislatore delle importanti modifiche. Quello che è emerso dal convegno è che comunque sussistono molti dubbi esegetici, dubbi interpretativi che creeranno una serie di difficoltà nella prassi applicativa e quindi anche e soprattutto necessiteranno di interventi giurisprudenziali. Quindi che dire, un cantiere aperto, una riforma che sicuramente non sarà di facile applicazione. Il decreto legislativo 14 del 2019 in parte è entrato in vigore già il 16 di marzo del 2019, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi all'obbligo di adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La norma, mi riferisco all'articolo 375, ha in parte riformato, ha integrato il 2086 del Codice Civile, ha modificato tutta la governance delle società. In base a questo, in base al nuovo 2086, come ho anticipato, tutti gli amministratori delle società, sia di persone che di capitali, devono adottare gli adeguati assetti per prognosticare anche in una funzione di prognosi della crisi e della perdita di continuità. In realtà si tratta di un vero e proprio nuovo modello di gestione dell'impresa che è vocato a implementare, a adottare delle decisioni in termini di forward looking, cioè di previsioni sul futuro. Io faccio delle scelte, oggi li devo fare in maniera razionale, attraverso la predisposizione di piani, attraverso la calcolazione di flussi di cassa, in modo tale da ottimizzare l'attività gestoria.